Si chiama Christopher Ward Jr., ha 12 anni di età, è nato con la ipoplasia del nervo ottico, in pratica non si è mai completamente sviluppato solo adesso, però grazie ai cuori elettronici è riuscito a vedere in faccia sua mamma, il dodicenne che percepisce solo della luce con l'occhio sinistro e vede pochissimo con il destro. È partito da Forest in Virginia per andare a Washington, dove ha provato eSight, una nuovissima tecnologia indossabile che consente alle persone prive di vista di vedere in modo effettivo. Qualcosa deve essere molto vicino al suo viso perché possa essere visto mio figlio, ha aggiunto la mamma Marchita Ackley alla ABC. Indossa quotidianamente degli occhiali per proteggere quel poco di vista che ha e che potrebbe essere facilmente persa se dovesse farsi male o essere colpito al volto. Come ogni mamma, a 32 anni è scoppiato ovviamente a piangere quando si è resa conto che il figlio lo stava vedendo in modo effettivo. La prima cosa che ho fatto è stato girarsi verso di me e dire: oh mamma, eccoti. Ward ha avuto l'opportunità inoltre di guardare SpongeBob, il famoso cartone animato americano. Iscrivetevi e commentate nel suo incredibile un ritorno a vedere davanti un bimbo in una